Ciao a tutti e ben ritrovati a Borghi e dintorni. Stasera in una veste speciale perché mi trovo all'interno dello studio di Radio Lemine, ma come vedete tutti in ottima compagnia. Sì, perché abbiamo il gruppo dei Piccoli Passi. Dico bene, ragazzi? Sì. Benissimo. Okay. E siamo qua per pubblicizzare l'evento di questa domenica o del tipo Echi di antiche leggende, giusto? Dico giusto, bene? Giusto, giusto. Perfetto. Potete dirmi come vi chiamate? Buonasera, sono Veronica e vorrei dire semplicemente due righe su questo gruppo che è nato dalla volontà mia, di una mia amica, oramai 13 anni fa circa. Siamo nati come gruppo per mettere in scena delle storie dedicate ai bambini della scuola materna su commissione del gruppo del Sorriso di Almeno San Salvatore. Però durante il nostro percorso abbiamo spaziato, abbiamo partecipato alle varie edizioni di Notte in Lemine, pur essendo un gruppo che si rendeva indipendente. Abbiamo partecipato alle varie sagre d'autunno, di primavera, laboratori nelle scuole, per la biblioteca, e fino ad arrivare a ormai quest'anno alla quarta edizione di Echi di Antiche Leggende. Bellissimo, perché parliamo di tradizioni, giusto? Esatto, abbiamo proprio voluto recuperare le storie che raccontavano una volta i nonni, che i nonni. Che bello, bravissima. Come la storia del diavolo, che c'era sempre la storia del diavolo. Bella la storia del diavolo, perché il diavolo c'è sempre in queste cose. Il diavolo ci deve essere, se no. Beh, diciamo che con la quarta edizione quest'anno abbiamo raccontato più di una ventina di leggende. La leggenda del Monte Avaro, la tradizione di Santa Lucia, i giorni della merla, la caccia del diavolo, i laghi gemelli, veramente molte, tutte quante interessanti. Perciò tanta cultura. E penso, esatto, che anche i ragazzi cultura, di oggi abbiano comunque scuola, terreno fertile per imparare qualcosa, perché comunque sono sempre cose. Io dico sempre che non dobbiamo mai dimenticarci le nostre radici, perché se no ci annulliamo praticamente. Certo. Esatto, hai centrato proprio l'obiettivo, perché Echi di Antiche Leggende ha esattamente questo scopo. Bene, da quante persone è formato il gruppo? Il gruppo è formato da tante persone di varie età, dai ragazzi, da persone della mia età, che non sono più giovani. Meno ragazzo. E poi meno ragazzo. Diversamente ragazzo, scusa. Bravissimo, più diversamente ragazzo. E anche da mamme, da ragazze che studiano e che vengono nel nostro gruppo, sì, per il numero divertirsi. Fisso dai partecipanti è una quindicina circa, poi a seconda delle varie iniziative qualcuno magari si aggiunge perché ha piacere anche partecipare ad un solo evento. È un gruppo inclusivo e quindi se c'è qualcuno che vuole recitare con noi, sì, prendiamo tutti, soprattutto ecco bene siamo in primis, siamo anche un po', okay, scapestrati. Sì, non siamo esigenti, dopo non c'è solamente il recitare, magari c'è anche da fare qualcosina di pratico, qualche lavoretto, costruire le scenografie, fare allestire poi tutti gli allestimenti. E è un volontariato, giustamente. Sì, esatto. È un volontariato. Come è un bel volontariato, è un bel stare insieme, un bel gruppo che è importante. Infatti. Questa manifestazione è organizzata, vedo, con la Fondazione Lemine e con la Proloquio di Almeno San Bartolomeo, giusto? Esatto. Giustissimo. Grazie anche a Cremonesi e a tutto il suo staff. E grazie tante a Pietro Lota e tutto il suo staff, che è un bello staff, quello della Proloquio di Almeno San Bartolomeo.
Perciò ciao Pietro, facciamo anche un ciao che magari sì, ciao, Pietro. Ciao Pietro, ciao. E durante la giornata verranno fatto 3 scenette, giusto? 3 ripetizioni. Che io tra l'altro mi sono segnato i momenti, le 17:30 la prima, alle 19 la seconda e alle 20:30 l'ultima. Sì, sì, tutta esatto. Colorata con luci, illumineremo la chiesa di Sant'Omè, illumineremo la bellissima pianta che c'è sulla destra, poi l'ingresso avrà dei colori particolari adatti all'evento. Abbiamo scelto questa location, ormai usiamo la questi corte, termini, no, giusto, questi termini ci moderni. Un po' sembri Barbara D'Urso, diciamocela tutta. Perché col cuore. Perché garantisce tutte le condizioni di sicurezza richieste in questo periodo, quindi la prenotazione è obbligatoria, sì. Il pubblico non è itinerante, ma quest'anno sarà seduto. E dopo la rappresentazione lo inviteremo gentilmente proprio a lasciare il posto luogo, ad altre persone. Comunque complimenti, perché la location veramente bella, la corte di Sant'Omè, meglio di così, merita. Si presta sicuramente a queste opere che fate voi, perché è veramente bello. Ecco, per questa posto. Edizione, grazie a Pietro, abbiamo chiesto anche al Don di San Bartolomeo il Parroco, sì, di tenere aperta la chiesa di Sant'Omè, e tramite agli alpini che ci danno una mano, grazie a loro la terremo aperta per tutta la serata dell'evento. Dunque, oltre all'evento, all'uscita si potrà, prima o dopo l'evento, si potrà vedere anche la bellezza della chiesa di Sant'Omè. Ritornando all'evento, mi sembra, non so se hai capito, sono 3 scene, correggimi se sbaglio Vicky, composte da 3 momenti composti da più scene, perché sì, gli eventi si distribuiscono in 3 tempi, però in questi 3 tempi ci sono più scene, fra cui sì, Vicky ci puoi accennare qualcosa? Direi di no, lasciamo un po' tutto questa famosa suspense. La suspense, bisogna partecipare, bisogna venire a vederlo, esatto, perché è amatoriale ed è molto bello. Merita, anche merita veramente. Le precedenti edizioni. Ciao a tutti e ben ritrovati a Borghi e dintorni. Finalmente ci troviamo in questa bellissima location, ci troviamo a Sant'Omè per esserci a questo bellissimo appuntamento di Echi di Antiche Leggende. Perciò io direi di prendere e andare. Pronti? Via! Sto facendo un discorso delicato, per piacere. C'è lo stomaco delicato.
peccato. No, perché c'è il rimedino giusto, né? No, basta. Qui nessuno lo stomaco delicato, va bene? Ah, non ho un po' di flatulenza. No, perché le so anch'io le parole in italiano, né? Li scoresa prova, di guarda che non ti avete scurese di flatulenza, ma un po' come le gonne, ah, certo. Quello che volevo dire io è che qui in questo paese c'è troppa credenza, superstizione. Bisogna smetterla con queste cose da medioevo. Uè, fraticello, qui ci sono le tradizioni, la sella, la mia e solce e gli altette andate al futuro, la ega, la margine di una pascurà che con un tantino ciao a tutti, siamo all'interno, ossia dietro le quinte, abbiamo trovato una persona che penso molto molto felice è venuto a vedere questo meraviglioso spettacolo, io aggiungerei, giusto? Mi è piaciuto per la varietà, i racconti, la buona padronanza del testo, le ballate, divertenti le battute, come dire, buona gestualità, e quindi mi è piaciuto, un bello spettacolo da conservare e magari appunto arricchire, ma buono. Rievocare un po' queste bellissime tradizioni, perché purtroppo oggi stiamo perdendo un po' anche tutte queste bellezze. È vero. E a parer mio anche per le nuove leve può essere comunque anche da stimolo, cioè non dobbiamo scordarci le nostre radici, giusto? È vero. Perciò penso che comunque uno spettacolo di questo genere sia sempre da vagliare, da vedere. È uno spettacolo, è una forma di bellezza che riguarda soprattutto appunto la dizione, la lingua e appunto la musica. Vedi appunto il signor Alberto Chiesa, un funambolo della chitarra, gradevole, proprio un spettacolo molto molto gustoso, veramente. È la prima volta che viene a vederli? Già 2 anni fa a Palazzo Lurani, ma non mi aveva entusiasmato così, perché appunto magari le scene un po' dispersive nelle diverse stanze. Poi questa sera il contenuto dei racconti, delle scenette, la musica, veramente un bel po', secondo il mio giudizio, un bel po' meglio rispetto appunto a 2 anni fa. Poi sicuramente anche la location, la corte di Santo Maestro, spettacolo, diciamo che si è trovato proprio, è livello nazionale, è stato esatto, conosciuto da tutti, perciò frequento, va bene, l'Emilia, l'antenna del Romanico, e ho sentito è conosciuto in tutta Italia, sicuramente un'eccellenza qua dal Men. Belle lezioni anche di livello universitario, recite di Dante con quel giovane della Val di Magna, Pizzi si chiama? Sì, ecco. Se non erro Pizzi. Ho detto, va bene, la ringrazio e alla prossima volta allora. Grazie mille, salve, arrivederci. Dopo sto grande spettacolo ci troviamo dietro le quinte, ok? E guarda che bella gente, con il gruppo dei piccoli passi, giusto? E abbiamo frati, banditi, cantori, massaie, ragazze, gente che fa scappare. È la famosa Asciura Medeguna, sera. Sei in po' de mal, te passa un po' mal de che verfo passa amico te me. Anche per la flautolenza. Vai là perché me i solci, io le mia, sono la buona. Medeguna, ora che so anche me, se volete imparare a cantare dovete venire da me. Oter che Puccini. Le canzoni canti te che non lo so. Ah, o ne compare Giacometto. Vai, domani tutti a cantare me compare Giacometto, certo, e capire chi sta, sì, anche te, ne? Venga, che l'ha messo me un demoniata, le faccio nel portale. Porta la piana. Poi cos'è che abbiamo? E poi gnocchi per te. E qui lei è soltone, è soltone per caso, se fammi a trovare là. Chi è soltone? Rosso Uomo! Scappa sempre, è sempre là. Possiamo cantare Teresa di Fong? Certo! Siete liberissimi di fare quello che volete. Siete liberissimi di fare. Andiamo a cantare. Teresa di Fong, Teresa di Fong, la vita bella. Teresa di Fong, Teresa di Fong, la gana segna. Teresa di Fong, Teresa di Fong, la vita bella. Teresa di Fong, Teresa di Fong, la gana segna. Come dà?
tutto bene, tutto le prime bene. Due prove abbiamo fatto tutto a posto. Il tempo ci sta pressando, ma l'avete veniamo... fatto il patto con il Supremo? Sì, sì. Io faccio così, ogni tanto faccio un patto con il Supremo in maniera che magari... Il Supremo mi dice hai troppe cose da pagare, ogni tanto... Allora, ogni tanto... Una...